Una vicenda che ha dell'incredibile, quella di un giovane rimasto in coma da settimane dopo un brutto incidente con il monopattino che gli ha causato due emorragie cerebrali e il conseguente coma. Si tratta del ventenne Marco Sias, che quando si è risvegliato ha fatto una rivelazione incredibile ai genitori. Il ragazzo di Iglesias ha raccontato che mentre era incosciente ha avuto un incontro con una persona che non aveva mai visto, ovvero un ragazzo dai capelli folti, biondi e un cerottino bianco sul naso e seduto su una moto su cui era presente il numero 58. Questo ragazzo lo avrebbe tranquillizzato spiegandogli che presto si sarebbe svegliato. Dalla descrizione sembra si tratti di Marco Simoncelli, morto tragicamente dopo il gravissimo incidente a Sepang nel novembre del 2011. L'associazione ha dell'incredibile perché il giovane non segue lo sport e quando il Sic perse la vita aveva solo 10 anni. Il giovane spiega: ho fatto delle ricerche sulla moto che ho visto mentre ero incosciente, ho riconosciuto il mezzo, il numero e il viso del ragazzo che mi ha parlato. Era Marco Simoncelli, l'ex campione di MotoGP scomparso nel 2011. Sono rimasto molto colpito perché non sapevo chi fosse, non seguo lo sport e non avevo mai sentito parlare di lui. Mi ha detto che stava bene di non preoccuparmi perché mi sarei risvegliato.